La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte. È possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Invocando l'aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus Populi Romani, Regina della Pace, voglio rispondere. Sì, è possibile per tutti. Vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: sì, è possibile per tutti. Anzi, vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, rispondesse: sì, lo vogliamo. La mia fede cristiana, mi spinge a guardare alla croce. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla croce. Lì si può leggere la risposta di Dio. Lì alla violenza non si è risposto con violenza. Alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore questa sera che noi cristiani e i fratelli di altre religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore. Supera l'indifferenza verso l'altro che rende insensibile il cuore. Vince le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione. Guarda al dolore del tuo fratello. Ma penso ai bambini, soltanto a quelli. Guarda al dolore del tuo fratello e non aggiungere altro dolore. Ferma la tua mano. Ricostruisce l'armonia che si è spezzata, e questo non con lo scontro, ma con l'incontro.